Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Presto, 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 che non abbiamo neanche un secondo da perdere. Ho una voglia di giocare la carriera che non ci sto più dentro. Come potete vedere, sto cercando qualche difensore centrale, perché dato che abbiamo venduto Romagnoli, voglio tutelarmi e voglio un centrale forte da prendere. Però non vorrei spendere tantissimo in realtà. Oggi abbiamo una partita importantissima con la Juve, ci siamo anche ripresi in classifica. Siamo al quarto posto. La Roma ci insegue e dobbiamo andare a prendere Inter e Napoli. E vabbè, anche la Juventus stessa, ma 55 punti sono veramente, veramente, veramente irraggiungibili. Andiamo a giocare subito questa partita. Come vedete, ho fatto dei cambi in difesa perché Romagnoli non c'è più e adesso dobbiamo cercare di ricongiungere un po' tutta la retroguardia. Non so bene cosa ho detto, ma tranquilli, fidatevi di me. Ragazzi, fare 3 punti contro la capolista sarebbe una botta d'adrenalina incredibile. E io vorrei prendere quel numero 21 lì, sarebbe il mio sogno poter ancora una volta poter usare Dybala, ma 12 seconds later. Alessandro che se ne va via, mette un bellissimo cross. E c'è subito, immediatamente, il gol del mio Paolino, del mio pupillo, di quello che mi ha trascinato l'anno scorso nella carriera, di quello che è il mio giocatore preferito, di testa addirittura, dopo 2 minuti. Siamo già sotto, dobbiamo già inseguire, ragazzi, non sarà facile, ve l'avevo detto. Sì, ma questa Juventus mi sembra troppo forte, ma cosa stanno facendo? Dei passaggi che non hanno una logica. Bene, ragazzi, ci stanno facendo un tiki-taka che io non ho ancora visto il pallone. Quadrado, va sul fondo, la mette. C'è ancora una volta Dybala che a quanto pare è fortissimo di testa. Niang, marcato da Bonucci. Niang prova ad andare via, Bonucci gliela sporca, la recupera Alessandro. È impossibile giocare contro questa Juve. Ancora Paolo Dybala, ancora Dybala, attraversa l'incrocio dei pali pieno. Mamma mia, che rumba che ci sta dando la Juve. Mamma mia. Largo da Marco Piazza che vuole far rimpiangere la Juve per averlo dato via in prestito. E Marco Piazza si guadagna subito il fallo. Quadrado, almeno il giallo glielo dobbiamo dare adesso, Se dovessi riuscire a fare un gol sarebbe il giorno più bello della mia vita. Ma proprio bello, perché non mi sono ancora avvicinato all'area. La Juve ha il 95% di passaggi riusciti. Guarda però Niang come taglia dietro tutta la difesa. Niang se la porta avanti così. Niang in area. Niang! Ovviamente tira addosso a Buffon con tutta la porta libera. Però la prima occasione, ragazzi. Adesso c'è subito la seconda. Così, con Lorenzino Pellegrini. Dentro per Kishna. Kishna si gira. Dai, come con il toro. Come con il toro. Kishna prova a tirare. Ma che dire che fa i contropiedi, ragazzi. Mi sembra un'offesa per me, eppure va avanti come un trattore, non la perde mai Khedira. Dentro per Pjanic, il tiro di Pjanic, il palo di Dybala. Oh, Donnarumma, mi hai salvato la vita. E ripartiamo addirittura con Berardi, esce però Chiellini e Berardi vince il rimpallo. E adesso un 2 contro 2 potentissimo e pericolosissimo per la Juventus. Ancora Berardi contro Bonucci, Berardi sterza, Bonucci lo insegue. Ancora Berardi, dentro, da Pellegrini, chiede l'1-2 a Riccardo Kishna. È partito dentro Niang. Quando vogliamo ci accendiamo e siamo pericolosi anche noi. Dentro per Niang che si appoggia così a Piazza. Vai, vai Marco, vai Marco. Chi è che taglia quello lì? E allora dentro, da Niang. Niang vede il taglio di Capitan Magnanelli. In area Magnanelli, non ci credo. Non ci credo. È il gol più bello del mondo. Lo segna il capitano contro la Juventus. Incredibile. Incredibile davvero. Il pareggio che non ti aspetti, dall'uomo che non ti aspetti, dall'uomo che è più Sassuolo lui che tutta la squadra, l'uomo che ha appena rinnovato, l'uomo che ci crede, l'uomo che segna Buffon, l'uomo che ci fa emozionare. 1-1, gol di Capitan Magnanelli, seconda rete in campionato. Grande capitano, io ti voglio proprio bene. Mamma mia, sei stanco il nostro centrocampo. Non ha senso quello che sto vedendo in questo momento. Grazie ragazzi, avete fatto un partitone dentro gli altri. È entrato Higuain da loro. Noi mettiamo su, non lo so, Gnoguri, loro Higuain. Rashford, però Niang si stacca. Dietro Bonucci, gli taglia dietro e va via. Mbaye Niang, ancora Mbaye Niang, ancora Mbaye Niang, sempre Mbaye Niang. No, non sono riuscito a tirare. Mimmo Berardi, accelera, vuole andare via su Leonardo Bonucci e ce la fa anche. E poi Bonucci deve fare fallo. Attenzione, clamoroso, la Juve in banana, il Sassuolo nel pieno della partita. Attenzione perché Adesciglio recupera un gran pallone e poi la mette per Niang, la palla è lì. No, non ci credo, era Sturaro a porta vuota. Sarebbe stato qualcosa di clamoroso. Quadrado che ci punta, mette un pallone per Aubameyang. Adesso la Juve ha troppi attaccanti ed è quindi è scoperta. E Mbaye può puntare Bonucci e questa volta vinciamo noi. Mbaye Niang, ancora Mbaye Niang, sempre Mbaye Niang che allarga su Berardi, siamo in tantissimi. Sempre noi, ancora noi, dietro noi. Calcio d'angolo, ce la siamo mangiata. Berardi la viene a prendere, la stoppa e poi la mette con il suo mancino. Dove c'è? Daniele Rugani contro Buffon. Attenzione, Buffon la sbaglia. C'è ancora Berardi che la può rimettere per Rashford. Che brutto tiro. Finisce qui ragazzi, 1-1. Abbiamo sfiorato l'impresa contro la Juventus, ma sono soddisfattissimo. Non è che puoi pretendere di fare chissà quale risultato contro questa Juve in questo FIFA.
Allora, è clamoroso perché mi avete detto che ho una squadra solo di giovani, quindi servono degli uomini di esperienza. Quindi andiamo a invecchiare la nostra squadra. 180.000, 2 anni giocatore chiave, prima squadra per Arjen Robben. Offerta per il trasferimento per Timo. Vediamo un po'. No, mi dispiace, Toro, è bassa, è bassa. Voglio almeno 11 per Timone. Allora, contattiamo anche Gonzalo Rodriguez per la scadenza del contratto. Gli diamo questi 80, certo che gli diamo. 2 anni, giocatore chiave prima squadra. 18 milioni per Dembélé, così mi tengo Berardi e non prendo Royce. Dembélé è un bellissimo nome, eh. Proviamo a rifare l'offerta Ribéry, 160, 2 anni, giocatore chiave prima squadra. Uno tra Robben e Ribéry lo voglio prendere a parametro zero. E giochiamo molto sui parametri zero anche con Riccardo Saponara, dato che mi sembra un ottimo giocatore. Giocatore chiave prima squadra, 5 anni, 26.000. Avanziamo ed entriamo nell'ultimo giorno di mercato, mancano 10 ore al termine. E Frank Ribéry ci rifiuta subito. E noi proviamo ad alzare l'offerta perché vuoi solamente dei soldi. Dobbiamo ancora prendere il centravanti, eh? Dobbiamo ancora scegliere il nome giusto. Il Borussia ha accettato 18 milioni per Dembélé intanto, che non è male. 5 anni, giocatore che è a prima squadra, 35.000. Robben e Ribéry ha rifiutato. Il Napoli ha detto che è troppo bassa l'offerta per Milik. Pariamo 18 milioni anche a loro. Bellissima cosa, ci hanno dato Caldara, ragazzi. E io accetto subito l'offerta per lui. E accetto anche l'offerta di Gonzalo Rodriguez dal prossimo anno. Abbiamo già preso due difensori grossi così. Dai, ragazzi, Milik, Jenaccio, Belotti, uno dei tre lo porto a casa. Ha accettato Dembélé. Il Napoli ha detto che è ancora bassa. 20 milioni per Milik. Poi io voglio anche Donsa, quindi chiedo al Bologna se vuol fare uno scambio alla pari con Duncan. Io però voglio delle risposte concrete dal Napoli, dal Torino. Ditemeli, li mi rivendete quei bomber? Il Napoli ha accettato, il Bologna ha accettato. Allora, Diawara, ok. Vediamo di fargli un bel contrattino di 4 anni giocatore chiave. E 20 milioni per Milik, forse è un tantino troppo, però voglio provare a prenderlo. Ma io provo solo così, per curiosità. 30 milioni per Morata, me lo danno? 7 ore al termine e ancora nessuno ci dice se ci danno i loro centravanti o no. Accettato non sa, accettato Milik, ovviamente non il Real. Però 60 milioni per Morata, no. Aspettiamo ancora un pochino, un attimo. Trasferimento per Berardi? Addirittura? 48 milioni dal Valencia, io ne chiedo almeno 60. Non manca tanto però, bisogna iniziare a dare delle risposte. Io sto aspettando perché voglio Belotti. Più che Milik io voglio Belotti. E intanto accetto assolutamente Donsa. Mi aspetto anche Dembélé. 5 ore al termine, ragazzi. Ce la giochiamo tutto nelle ultime ore. Il Torino ha accettato per Belotti, ragazzi. Il Torino ha accettato per Belotti, 18 milioni. E adesso andiamo fortissimo su Belotti. Giocatore chiave prima squadra, 55.000. Dai, dai, dai che prendiamo Belotti. E Berardi non ho la necessità di venderlo. Quindi rimangono 60 milioni di euro. Ultime 3 ore, in assoluto. Ha accettato Belotti, ragazzi. Ha accettato il Gallo. Abbiamo preso il Gallo. Lo prendiamo? Prendo il Gallo Belotti? Sì, Belotti o Milik? Belotti o Milik? È più forte Milik, lo so, ma io sono innamorato del Gallo Belotti. Scusatemi, poi voglio fare il Sassuolo italiano. Voglio il Gallo Belotti. Riusciamo a prendere anche Dembélé? No, ci manca qualcosina. Ci mancano 2 soldini per Dembélé. Incredibile che non ci arrivino delle offerte. Con i soldi che ci rimangono, allora invece che Dembélé, ragazzi, andiamo fortissimissimo su Yaya Touré e Robben. Robben, ti do 200.000. 5% di gol, 2 anni, giocatore chiave prima squadra. Vediamo cosa succede. Faccio un'offerta simile anche a Yaya Touré. Ma a me va bene, vi do retta e la invecchiamo con tutti questi giocatori in scadenza di contratto. Frank Ribéry, Frank Ribéry. Le ultime 3 ore di mercato, ma ormai il grosso è fatto. Se riusciamo accettiamo uno per il prossimo anno, ma il mercato è finito. Ha rifiutato praticamente tutti. Guarda Arjen, a me dispiace, ma più di così io non è che ti potessi offrire chissà che cosa, eh. Anche te, cioè 180 per 2 anni, ma che cosa volete fare? Boh. Non riusciamo a prendere nessuno di questi grossi? È l'ultima ora. È l'ultima ora. Se riusciamo li accettiamo qui adesso. Ci sono 3 mail, vi prego. Qualcuno, Ribéry e Robben, tutti e 2. Ha rifiutato Yaya Touré, ma fa lo stesso. Uno dei 2 lo riusciamo a prendere. A me, ragazzi, piace molto di più Arjen Robben, però è molto simile a Berardi. Io prendo Robben, assolutamente. Prendo Robben perché lo posso far giocare anche come centravanti, come falso 9. Prendo Robben, assolutamente. Abbiamo accettato Arjen Robben e il Gallo Belotti. Io, ma io quasi quasi posso prendere anche Ribéry. Ho 12 milioni di euro, ma cosa mi interessa? Ma io li prendo tutti e 2, sia Robben che Ribéry che Belotti. E ovviamente non possiamo prendere Milik. Mi dispiace però per Dembélé, però abbiamo rubato tutto il Bayern. Ragazzi, è ufficialmente finito il mercato. Abbiamo fatto un sacco di acquisti, con solamente una cessione importante, quella di Romagnoli. Cerchiamo di dare una nuova logica alla squadra con l'arrivo del Gallo. Magari qualcuno non sarà d'accordissimo con la mia scelta di prendere sia Robben che Ribéry. Intanto perché è il Sassuolo, intanto perché è il Reale. Ma sapete benissimo che io la carriera la vivo in questo modo. E poi il prossimo anno possiamo ridare indietro sia Rashford che Niang, così. O magari vendere già subito Robben e Ribéry a gennaio. Insomma, adesso abbiamo veramente quello che vogliamo. Possiamo fare tutto quello che ci pare. Abbiamo anche una panchina lunghissima, finalmente. Non abbiamo neanche ceduto Matri. Diao Donsa, titolare al posto di Magnanelli, mi dispiace tantissimo. Poi abbiamo preso Caldara e io ci voglio credere tantissimo. Lo metto addirittura titolare. Capitano e Mimmo. Vedete che adesso torna utile avere tanti giocatori in prestito. L'unico titolare di quelli che abbiamo in prestito è Piazza. E invece in panchina ne abbiamo tanti, così riusciamo a riempirla. Secondo me non ho fatto una brutta squadra, eh.
Ragazzi, questa è la formazione titolare e speriamo di andare benissimo così. Come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram e poi chiudo la registrazione perché credo che siano 3 ore. L'ultimo like è di Francesco Tramba 023. Ciao Francesco, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.